Pronto? Pronto. Ma sei pronto o no? Pronto, chi parla? Ma no, non il telefono. Ho capito, scusa. Se sei pronto a ballare. Sono pronto, sì. Allora dai, rapido. Rapido. Zuppa, 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 zuppa. Predicherò l'amore in giro per le strade. Predicherò l'amore ovunque camminerò. Con il sole del mattino io mi alzerò e con l'acqua ed un panino io mi nutrirò. Notte e giorno sai o sandali e camminare. È meglio farsi frate andare a predicare. Vai, 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 ma vai a farti frate. Basta con business, Bibtel e Dow Jones. Ascolta solo il cuore. Gialli, neri, bianchi, brutti e belli. Per un padani siamo tutti fratelli. Vai, 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 ma vai a farti frate. Ascolta solo il cuore. Testa, il cuore. Spegni l'auto, vai a camminare. Parla con gli altri senza il cellulare. Meglio farsi frate andare a predicare. Vai, 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 vai. Ma vai a farti frate. Basta con business, Mittel e Dow Jones. Ascolta solo il cuore. Gialli, neri, bianchi, brutti e belli. Per un padani siamo tutti fratelli. Testa! Grazie, siete molto gentili. Posso tornare anche domani o solo oggi che è giorno di Natale? Può tornare quando vuole. Questa è la casa del Signore, è sempre aperta, orario continuato. Grazie. Ma lo sa che parla bene italiano? A Tirana si vede la vostra televisione con i quiz letterari, barzellette, tutti che ridono, ballano. Per quello veniamo qua. Ma quando arriviamo nessuno ride più. Io non sono triste per questo. Sono triste per Zara. Zara? Chi è Zara, scusi? Mia figlia. Sono 3 mesi che non la vedo.
non riuscita a salire su scafo, rimasta a Tirana. E non ha più avuto sue notizie? No, io ho paura, lei è finita male. Zara parla bene italiano, meglio di me. È bellissima, sembra tutta il papà. Lo dico, c'ha gli occhi neri, i capelli neri. Signora, ha provato a telefonare a casa? Vuole chiamare da qui? Non c'è più casa, abbiamo venduto per pagare viaggio. Sono tornati i nostri pellegrini. Dai una mano, vai avanti tu. Sì, bentornati, prego. Bentornati, avanti. Che viaggio meraviglioso. Grazie padre mio, ho visto la luce, ho visto... Secondo me ha visto i Blues Brothers. Allora, com'è andato il pellegrinaggio? Oh, benissimo. Adelaide, non vedo Adelaide, dov'è? Adelaide sarà lì sicuramente, no? No, è rimasta all'autogrill di Foggia Nord. All'autogrill di Foggia? E doveva andare a fare la pipì e... La pipì? Si vede che ne aveva tanta da fare e... già, aveva la pipì di un anno da fare, già, con la ragazza. Ma non me l'avete detto! Enrico, avete dimenticato Adelaide Ceccarelli, una donna di 85 anni da sola, in un autogrill... Superiore o in linea alla cassiera dell'autogrill di Foggia Nord, che dice che... Sappiamo tutto! Di sistemarla in qualche modo che andiamo a prenderla. Vado io, padre, no. È colpa mia, vado no, io. No, tu no, hai già guidato troppo, non sarebbe prudente. No. E chi si offre? Andiamo noi volontari, partiamo per la Puglia, andiamo. Sono due passi. Vieni. Le porzioni vanno messe. Signora, mi dia la fotografia di sua figlia. Andiamo a cercarla noi, non si preoccupi, vedrà, la troviamo. Ma come farete? Lei preghi il Signore, preghi anche questi due ragazzi. Vuoi dire che ci siamo offerti volontari? Ho capito, ma questo è un segno del destino. La Puglia sta di fronte all'Albania. Noi facciamo un salto in Puglia. Recuperiamo la signora Ceccarelli. Visto che siamo lì, andiamo dall'altra parte e andiamo a cercare Zara. È più facile di così. Signore, cosa ho fatto di male? Perché me l'hai inserito nella mia vita? Per favore, Martino, forza. Inizia l'operazione Zara. Vai. Trasinca, qui fa freddo qua fuori, No, aspetto qui, perché se quelli vengono e non mi vedono, mi lasciano qui un'altra volta. Vabbè, via tutte, va. Dovete sapere che mio marito Adelmo era un uomo molto virile. Facevamo l'amore anche 10 volte al giorno e non ero mai stanco. Un vero Latin lover, una cosa indimenticabile. E dovete farmelo. Signora Ceccarelli, come sta? Sta bene? Signora Ceccarelli, come sta? Sta bene? Aspetti un attimo, per essere stata qui. Non è lei la signora Ceccarelli, è lei la signora Ceccarelli. Ho capito, ma io non la conosco. Mio marito Adelmo, io... Adesso però voi aspettate, perché io devo finire di raccontare una cosa a questi signori. Vi ho già parlato di mio marito Adelmo? No! Ce ne parla dopo, durante il viaggio. Andiamo. Andiamo. Dicevo che mio marito Adelmo... Auguri! 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 Auguri a tutti, auguri! Quando arriviamo? Tra poco, signora. Martino, scusa se disturbo il tuo riposino, ma quante ore dobbiamo ancora viaggiare? Saranno una decina di orette, Giacomo. Ho capito, ma in un'ora questa qui ci ha già raccontato 6 volte la storia di Adelmo, Ho capito, ma era un bravo uomo, dai. Bravo uomo. Con una così ti assicuro che questo non è morto di morte naturale. Si è suicidato. A me pare che stiamo sbagliando strada. Stia tranquilla, signora Ceccarelli, torniamo a Milano via mare. È uno scorciatoio, si fa prima. Si fidi, perché lui ha fatto il tassista per anni, lei sa certe cose. Come mi diverto un mondo. Venga, signora. Grazie, ben gentile, grazie. Venga. Che bello il mare. Giacomo. Io a nuoto non me la sento però, Nemmeno io ho i reumatismi. Ma quale nuoto? Quale reumatismi? Adesso una barca la troveremo, qualcosa. Martino! Un gommone che si chiama Zara! Ma non ci posso credere! Venite con me!
Scusi, pescatore, mi sa dire dove possiamo trovare il proprietario del gommone? Sì, è stato carcerato. Ecco, ci siamo. Sta carcerato? Era di uno scafista albanese, arrestato stamattina. Ora verranno a prenderlo e lo porteranno alla polizia. Beh, insomma, non si offenderà nessuno se lo prendiamo in prestito. E del resto lo facciamo per un'opera di bene. Giacomo! Siamo, venga, c'è Caretta. Ma santo cielo. Piano, vado sul pianino. Eccoli così, piano. Ma dai, forza. Vado su, Venga, signora Ciccarelli, forza. Ma siamo già arrivati a Milano? Sì, siamo arrivati a Milano 2, signora. Adesso facciamo una piccola sosta e dopo andiamo a casa, va bene? Bene. Senti, Milano 2, mi sa che abbiamo ancora un bel problemino lì. Martino, non preoccuparti. Penso a tutto io. Ascolta. Speriamo. In breve, Dovna, e Yemi Italian, Vi dichiaro in arresto. Non parla italiano meglio di te. Ho capito, si vede che guardano la televisione italiana e allora italiano... A nome del governo ho il piacere di darvi il benvenuto. Voi siete i primi clandestini italiani che sbarcano sulle nostre coste. Questo è un giorno storico per il nostro paese. Commissario, mi scusi, ci deve essere un equivoco, perché... No, non dica nulla. Sappiamo dei problemi economici che ha l'Italia e ci aspettavamo da un momento all'altro il vostro arrivo. Voi siete i primi di una lunga serie. Con voi inaugureremo il nostro campo di accoglienza per clandestini. Per adesso ci sono solo delle tende militari e dovete accontentarvi. Ho intenzione di costruire dei prefabbricati, molto, molto confortevoli. Ma qui a Milano 2 vengono i clandestini italiani? Io credevo che fosse una zona residenziale. Anch'io. Sì, ma... Signora... L'abbiamo fatto preparare qualcosa di caldo, un tè. Segua il mio collega mentre io parlo con i signori. Grazie, molto gentile. Prego. Sa chi assomiglia a lei? A mio marito Adelmo. Prego. No, grazie, non fumiamo. Commissario, scusi se insisto, ma ci deve essere veramente un equivoco. Noi non siamo profughi, diglielo. Noi non siamo profughi, gliel'ho detto. Noi siamo venuti qui per cercare, giusto? Sì. Una ragazza a Tirana. Esatto. Ecco. Non siete profughi? No. Non siamo profughi, ci dispiace. No, dispiace più a me. Clandestini italiani sbarcano in Albania. Che notizia! Ci avrebbe tirato un po' sul morale. Pensa quanto sono poveri in Albania, non c'hanno neanche gli scudi. Ma poverini. Comunque, noi cercavamo quella ragazza lì. Che ragazza? Ah, questa, adesso le faccio vedere. C'ho qui la foto, eccola qui. La vedi, questa qua. Visto? Zara. La conosci? No. Ma come, non ha detto il nome? Questo è il braccio destro di Enver. Il re della prostituzione. Lui è italiano come voi, ma ormai qui è di casa. Senti, braccio destro di quello lì che non mi ricordo come si chiama. Hai detto che la conosci, quindi, questa ragazza qua? No. Prima ha detto che la conosceva, prima. Ha detto anche il nome. Non la conosco. No, prima ha detto che la conosceva. Aspetta, scusi, commissario. Ecco, visto che cercavi da fumare, fumati la sigaretta del commissario. Se fai il bravo, ti diamo anche il pacchetto. Dai, su, braccio destro, su. Chi è? Parla. Se me lo dici, posso mettere una buona parola con il giudice. Testimoni. Lavora per noi, Lavora, Giacomo, meno male. Ma sarà contenta la sua mamma che tutte le volte che mangia piange perché non ha il lavoro. Che lavoro fa? Come che lavoro fa? Batte, no? Batte, tira. Di box. Una ragazza così carina. Ma cos'è, bacchettina di box? Cosa hai capito? Batte un'altra cosa. Cosa vuol dire? Te lo spiego dopo. E dove batte? A nord di Italia. Sì, ma in che città? A Milano 2. Milano 2? Vicino al convento. E noi siamo venuti qua e lei è là. Missione Zara. Giacomo,
Sei sicuro che questo è il posto giusto? Sì. Sono sicurissimo, fidati, no? Questa è la zona delle slave. E come fai a sapere che sono slave? Guardale in faccia, le vedi? Guarda, guardale bene, c'han tutte le facce da slava. E quindi è chiaro, questa è la zona delle slave. Certo, già hai guardato la carta d'identità? Per favore, per favore. Ho guardato. Aspetta un momento, questa qua, ecco qua così. Signorina, scusi, che per caso conosce questa ragazza? Si chiama Zara. Non è che qualche volta, non so, l'ha vista qui che stava a lavoro che... signorina, scusi, conosce questa ragazza? Sì, è Zara. La conosce? La conosce. Allora la conosce. Voi due siete molto simpatici e per questo vi do un consiglio. Sì. Andate via subito. Se Enver dovesse sapere che state cercando una delle sue ragazze, vi taglia la gola. E io non vi ho detto niente, chiaro? Grazie. Giacomo. E se accettassimo il consiglio di questa brava figliola? Lo diceva così per dire, la cosa importante è che la conosce, vuol dire che quindi l'ha vista bazzicare da queste parti. Sai che facciamo? Parla con qualche automobilista, vado a cercarne qualcuno anch'io, magari becchiamo qualche informazione, ma mi raccomando, senza dare nell'occhio. Buonasera, mi scusi brav'uomo, magari mi può aiutare per un'informazione. Io sto cercando questa ragazza, si chiama Zara. L'ha mica vista in giro. E cos'è che tu vuoi da Zara? La storia è lunga in realtà, però in sintesi è questa. C'è un criminale albanese che l'ha buttata sulla strada, sto delinquente, che si chiama, mi pare, lui è Eminem, no, Endel... Forse che è Enver? Enver, bravo! Sa che lei ha uno strano accento. Ah sì? Forse perché io sono albanese. Ma va, che combinazione! Ha visto? E lei che è albanese? Se lei ci aiuta a trovare Zara, sì. Io prego il Signore affinché la benedica per tutta la vita. Ah, di lassù in alto, sì. Sì? Grazie, sì, sì. grazie, fratello. Giacomo! Sì? Guarda che l'abbiamo trovato, un Signore che ci aiuta a trovare Zara. Ma davvero? Ma pensa, sì. Ma sono contento. Lui è il mio confratello di cui le dicevo prima, piacere, Giacomo. Piacere, piacere. Lei, invece? Enver, ecco. Mi chiamo Enver. Enver! Enver, come l'Enver che... Quello Enver che stiamo cercando. Sì, perché anche lui è albanese, in Albania hanno... Ma pensa, è un nome comune, un po' come da noi Mario. Se in Albania è comune da noi trovare uno che si chiama Enver in Italia, in questo frangente, non è tanto comune, sai perché? Perché, Giacomo? Questo Enver qui, scusi, è l'Enver che stiamo cercando noi. Bene, e adesso che ci siamo chiariti, sì, adesso che sappiamo tutte le nostre, sì, cose, adesso vediamo di giungere ad un accordo. Sì, è sua la macchina? Certo che molto sì. Molto carina. Tanto vi riprendo. Frate Chiacci. Vi prendo. L'abbiamo seminato, dai. Meno male. Martino, una visione. E lei? Zara, guarda là. Ma è lei, sì. Vai. L'abbiamo trovata, Giacomo. Che per caso si chiama Zara? Sì. E voi chi siete? Siamo due frati del convento di San Bonaventura e non siamo qui per caso, siamo venuti proprio per cercare lei. No, guardi, ci deve essere un errore, per favore andate via, io sto lavorando. No, non c'è nessun errore, ci ha parlato di lei sua madre. Che c'entra mia madre? Ma sì, sua mamma, fai vedere, sì, la foto. Sì, ci ha dato anche una fotografia, lei è questa, no? Dov'è mia madre? Io non ho più sue notizie da tanto tempo, dov'è? Sua mamma è a Milano e sta bene, stia tranquilla. Sì, però adesso per favore andate via, per favore, devo lavorare. E sua madre ci raccontava che lei, insomma, è un po' messa in giro strano e forse aveva ragione. C'è questo delinquente, questo, come si chiama, questo Eminem, questo... Enver! Io sono sua, quindi... Per favore, non posso venire con voi, perché se io vado via, lui mi ammazza, mi fa fuori, questa è la mia vita, per favore, andatevene. No, noi la vogliamo portare in un posto sicuro, lì nessuno la troverà mai. La portiamo al nostro convento, signorina, diamoci del tu, Zara, ascolta, questa è l'occasione migliore che hai per lasciare questo mestieraccio, dai, su. Allora? Va bene, allora vengo con voi. Però, per favore,
Liuba e Anna vengono con me, loro sono mie amiche, io non posso lasciarle qui. Liuba, Anna, venite, dai, vengono, non c'è loro, problema. Le tue sorelle sono nostri fratelli, ma ci mancherebbe. Fermo una macchina e così partiamo tutti insieme. Questa aspetta, non l'ho capita, però adesso fermo una macchina, poi andiamo tutti al convento, Si fermi, ma che è cieco? Si fermi, non vede che la sto fermando, scusi. Ragazzi, su, presto, presto. Grandino! Cosa succede? La macchina, presto, prendiamo la macchina. Mi sento in dovere di informarvi che io ero da quelle ragazze solo per chiedere un'informazione. Ci mancherebbe. Ma si figuri, non lo deve neanche dire. Facciamo una bella cosa, adesso lei ci porta in convento, poi va diritto a casa, a quel punto noi le diamo la soluzione, va bene? Ma un patto, che lei si penta. Ma dove saranno finiti? A quest'ora della notte? Non lo so, padre superiore, non lo so. Non lo so, non lo so. Ma hanno telefonato, hanno detto qualcosa. Niente, niente, abbiamo perso i contatti, ecco. Venite, sì, perché è una brava persona, è molto simpatico. Però cosa volete? Certe cose non le capisci, quindi poi magari fraintendi. Venite, venite. Ma dico, siete impazziti? Il padre superiore, ma... Che cosa ci fanno queste ragazze nella casa del signore? Come vi siete permessi? Superiore, scusi, io capisco che a prima vista uno potrebbe anche pensare che noi due veniamo qui con delle... Non è così, adesso le spiego. Si ricorda quella signora albanese che veniva a sfamarsi qui in convento? Ecco, Zara è la figlia, presentati. Miren Brema. Buonasera. Buonasera. E la mamma, fra Gabriele, era molto preoccupata perché, sa, aveva paura che finissero magari in un brutto giro di prostituzione o di... Ciao Zeccaro. Pensi che lei e le sue due amiche erano costrette da un criminale a stare tutta la notte sulla strada chiedendo passaggi agli automobilisti? Noi la capiamo, reverendo padre, ma se le creiamo fastidio nella casa del Signore, noi andiamo via. Noi non vogliamo crearle problemi. Vero, ragazze? Vero. Superiore. Superiore. L'ho già detto io, superiore. Rinforzo. Vabbè. Superiore. Farò preparare una cella che non sarà molto comoda, ma è calda e pulita. Grazie. Fai sistemare queste ragazze. Grazie. E che Dio ci assista. Grazie, superiore. Grazie. Grazie, superiore. Grazie. Giacomo, Martino, grazie. Avete fatto un miracolo. No, dovere del piacere, magari. Ragazzi, andiamo. Su. Non ci parla con la bocca piena, cosa faccio? Sei lì che ti distrai, continui a guardare la Zara, dai, mangia, testa! Allora! Ma hai buttato tutto in là? Ho capito, però non puoi continuare a guardarla così imbarazzata. Ma non è che la guardo, mi scappa l'occhio. No, mi scappa l'occhio. Detto, piccola mia, sapessi quanto ho pregato. Sì? Sì. Kamlitur, tu miste su de me im, por non mincatur amlotur. Ha detto, ho trovato lavoro a servizio a casa di un gruppo di brave persone, soltanto che non c'è posto anche per te. Anche per te, detto. L'ho già detto io, che devi tradurre quello che traduco io, dai. Tu si miste mire, por non muste ma de brinde.
Per il momento, per l'alloggio, abbiamo provveduto, almeno momentaneamente. Grazie, grazie, sì, grazie. Signora, per voi, signora, è un piacere vedere una famiglia che si ricompone. Oh, che Dio vi benedica. Allora? Niente di niente, abbiamo cercato dappertutto. Imbecilli, imbecilli, se avevate cercato dappertutto, a quest'ora le ragazze erano di nuovo. Ma noi abbiamo cercato. Zitto, zitto. Le dobbiamo trovare, capito? Io le voglio ritrovare. Devono essere qui, ma soprattutto, soprattutto io voglio ritrovare quei due vestiti da frate, perché li voglio ammazzare con le mie mani, capito? Andiamo, andiamo! Astro del cielo, pargol divino. Mitra, agnello. Ciao, Martino. Scusami se ho usato il vostro bagno, ma qui non c'è un bagno delle donne, allora... Però se ti ho dato fastidio, insomma, ti chiedo scusa. Certo che non c'è il bagno delle donne, è un convento di frati questo. Se fossimo in un convento di suore, probabilmente non ci sarebbe neanche il bagno degli uomini. Mi dispiace. Anche a me. Molto. Ma... Martino... Giacomo? Giacomo? È già l'ora del battutino? Ma no! Ah, meno male, no! Sono io! E ti riaddormenti? Giacomo, ti ho chiamato, eh! Cosa c'è? Cosa c'è? Non riesco a dormire. È l'insonnia, se tu dormi poi ti passa, notte. No, non è insonnia, non capisco perché, ma ci deve essere qualcosa di strano, Giacomo. Strano? Cosa c'è di strano? Sentiamo. Beh, quando io passo la mia giornata, mi viene sempre in mente questa Zara, hai capito? Sì. E ogni volta che penso a lei, c'ho dei sudori freddi, poi dei sudori caldi, c'ho dei battiti del cuore che non li ho mai sentiti, tipo tutto così. E io credo che sia da quando lei mi ha baciato per la prima volta sulla fronte. Cosa dovrei dire io allora? Che Zara a me il bacio non me l'ha dato in fronte, me l'ha dato sulla guancia e io non sudo, e allora? Giacomo, un'altra cosa. E poi l'ho vista nelle docce, te lo devo dire, fratello, l'ho vista, ma non era vestita. Ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Tu la stai pensando anche in questo momento. Sì, la penso sempre, ecco, la penso sempre. Adesso ti confesso, non è? Non è padre, è figlio di Spirito Santo. In ginocchio? No, resta così, resta così. Meglio. Giacomo, ce l'ho sempre in mente, mi viene sempre in mente sta ragazza e non so cosa dirti perché mi capitano delle cose strane. La sogno pure, la sogno. L'hai sognata? Ma l'ho sognata proprio stamattina presto. Sentiamo. Stamattina l'ho sognata che eravamo seduti insieme a tavola, vicini, e a un certo punto lei mi fa, mi passi il sale? Beh, e gliel'ho passato, ecco. Però mentre glielo davo, mi ha sfiorato la mano. Martino, ti posso dire una cosa? Cosa? Ti stai innamorando? Ma non è possibile, Giacomo! Cosa vuol dire, poi? Cosa vuol dire? Vuol dire che la tua mente va dove ti porta il cuore, testa. Ma no, i frati non si innamorano, i frati non possono innamorarsi. Martino, se vuoi uscire da questa situazione, c'è soltanto una cosa da fare. Quando pensi al suo visino, a quegli occhioni neri, a quelle labbra carnose, a quella pelle dolce, sensibile, a quel fisico tutto, che si ritrova a queste belle... Oh, Giacomo! Stavo descrivendo. Ma basta che dici quando ti viene in mente Zara. Ecco, io capisco. Quando ti viene in mente Zara, allora tu devi infliggere al tuo corpo una penitenza. Sai cosa fai? Bah, ti dai un bello schiaffone e così la dimentichi. Bravo, Giacomo. Ecco. Va bene, ti assolvo i tuoi peccati e mi parla del figlio più. Grazie. Buonanotte. Sei un amico. Grazie. No. Sei veramente un amico. Non sei un bacino. Bacino, no? Niente, no. Basta. Buonanotte. 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 Oh, buonanotte. Buonanotte. E allora? Allora? Mi sembravi detto te di darmi rispetto. Ma così in fretta ti è venuta in mente? Subito mi è venuta. Ah, buonanotte. Sentiamo, mi spiegato il costume che ti dà, non ti sto a stare. Non ti arrivo a vedere, mi spiegato il costume.
grazie a te, Madonna, stai con benedetta tu, vieni, benedetta frutto sventre tu. Jesus! Santa Maria, ma tanto ero per non spiegatore, che te la morte di nostra. Benedetta frutto sventre Cristo, Jesus, Santa Maria, ma tanto ero per non spiegatore, che te la morte di nostra. Mirma e Jeff Martino. Jeff non c'è. Mirma e Jeff vuol dire ciao in albanese. Ciao Zara, scusa, pensavo che tu cercassi qualcun altro. No, ti ho portato da bere. Grazie mille. Ok. Posso chiederti una cosa? Dipende, sai? Come? Chiedimela pure. Voglio sapere se per caso ti ho fatto qualcosa, se ti ho ferito, perché sono giorni che mi eviti. Io ti evito? Sì. Ti sto sbagliando? Assolutamente no. Perché dovrei... Perché dovrei... Sì, ti evito. Ah. È che tu sei bella, hai capito? Tu sei troppo bella. E io mi turbo, di conseguenza. Essendo un frate, non me lo posso permettere. Perché i frati non possono turbarsi. Perché se no farei un altro mestiere. Se mi turbo, mi turbo. Sono un frate, mi turbo. Santo cielo. Lo devi scusare, sai, Martino è un po' nervoso. Non c'è niente da scusare. E pensare che lui è nato in questo convento, è sempre vissuto in questo convento. Ci sono delle cose della vita che non conosce, non le sa. Beato lui. Ecco perché è diverso da tutti gli uomini che ho incontrato fino ad oggi. Cosa avete? Sempre più strano, Martino. Proprio sì. Mi daresti un goccino d'acqua? Sì. Grazie. Va bene, basta sì. Così, grazie. Grazie. Ah, la metti là. Sì. Va bene, allora io ritorno su. Va bene. Ciao. Arrivederci, ciao cara. Ciao cara, possiamo fare qualcosa stasera? No, è meglio lei. Bellissima! Ehi ragazzi, ma riconoscete quell'auto, sì? È quella che i frati sono scappati con Zara e le ragazze. Ti piace? Vieni con me. Così stasera combiniamo qualcosuccia, eh? Allora, eh? Guarda che è tornato a trovarci, guarda, eh? Piatti idraulici, ma tu ti diverti, a te piace venire qui. Bene, bene, però adesso guarda me. Però adesso tu ci porti dove hai portato i due frati e le mie ragazze albanesi, altrimenti io... Hai capito? Sì, andiamo. Sì. Martino, mi passi il pane, per favore, che faccio qualche polpettina? Come va allora il preparativo qui per il cenone? Tutto buonissimo, bene? Buonissimo. Tutto a posto? Tutto a posto. Scusa, cos'è che c'ha sto qua? Ma sono due ore che è così. Non riceve, sembra scollegato. Martino, cosa c'è? A proposito che sei qui, sì. Volevo farti una domanda. Te prima di diventare frate non sei mai stato innamorato? Sono stato innamorato sì, mi sono anche sposato, te l'ho detto, no? Ecco, e quando ti sei sposato avrai fatto... Che cosa? Si va in chiesa, c'è il sacerdote. No, sì, avrei fatto anche la... La comunione l'ho fatta prima. Sì, poi no, fatto anche... avrei fatto anche l'amore. Ma certo che l'ho fatto, succede qualche volta, è normale, no? Quando si è sposati... E com'è Giacomo, fare l'amore, com'è? Martino, l'amore si divide in tre fasi importanti. Allora, la prima è quella del corteggiamento. Alla persona alla quale vuoi bene devi mandare dei fiori, la porti al ristorante. È bello però. È bello però costa un sacco di soldi, che poi sai, vogliono bere lo champagnino. Poi c'è la seconda fase, le coccole.
quando arrivi a casa, vai nel lettone e allora... È bello. È bello, sì, però è velocissimo, dura un attimo, è una cosa veloce, poi si suda un sacco, una fatica, le posizioni tutte introcinate, sì. La terza è quella più importante. Qual è? Visto che sei frate, continua a fare il frate, punto e basta, va bene? Non ci riesco. Giacomo, non ce la faccio. A fare cosa? È da stamattina che mi do certe sberle, me ne sarò date 400, guarda. Ma ti dai troppi schiaffoni adesso, esageri. Perché vedi, mentre io sto parlando con te, sì, io penso a lei. Fratelli, Martino è fuori di melone. Ce lo siamo giocati, ma penso a te, penso alle donne, questo qua. Queste le ho fatte io oggi pomeriggio. Dalle classi baffi. Evviva Fra Paolino, il miglior cuoco dell'universo. Vabbè, diciamo della prima. Bravo. Giacomo, Fra Martino dov'è? Liberami dalle tentazioni, Signore, nella tua misericordia mi rifugio. Ma Fermi. Evviva. Sì, insomma, io non sono molto brava a quei discorsi. Ma questa volta vorrei dirvi qualcosa. Nella mia vita ho incontrato molte persone cattive e visto molte cose brutte. Però per un momento ho creduto di meritarmene. Credevo che fosse giusto così. Poi ho conosciuto voi. E ho capito quanto altruismo e quanta bontà d'animo ci sia nel cuore degli uomini. Pensavo che fosse impossibile per me, però adesso anch'io credo nel futuro. Ho capito anch'io di avere una speranza. Me l'avete data voi, la speranza. E per questo, a tutti quanti voi, dico grazie. Grazie davvero con tutto il cuore. Buon anno. Buon anno a te, brava. Buon anno, brava. Buon anno. Brava, brava. Come mai Fra Martino non è qui a festeggiare con noi? Superiore, aveva paura di fare degli incontri pericolosi e quindi non è venuto. Pericolosi? Cosa vuole? Martino, non si è messo in testa che festeggiare il Capodanno è peccato e quindi è rimasto nella sua cella. Ma se l'ha sempre festeggiato. E ha ragione, ma prima in convento c'erano, diciamo, meno distrazioni, invece adesso... Comunque, se permette, vado a parlarci, magari lo convinco, scusate. Ho peccato, io che sono un tuo servo, ho peccato, il tuo servo Martino. Amen. Amen. Giacomo, Martino, vieni di là, c'è pronto il piatto con le lenticchie, c'è dentro anche la cotica. No, non vengo, Giacomo. Che peccato. Fra Paolino ce l'ha messo anche la salsiccia. Ci ha messo anche la salsiccia? No, non posso venire di là. Però scusa, non è che puoi rimanere chiuso qua dentro questa cella tutta la vita, devi anche uscire, dai. Non me la sento, sto qua, Giacomo, dai, sto qua. Però guarda una cosa, dunque, se Giacomo, ti ho detto che sto qua, va bene? Vai tu, buonanotte, fai buon anno, mi raccomando, dai, vabbè, ciao. Vabbè. Scusa una cosa, posso mangiare io il tuo piatto di lenticchie? Mangialo tu, dai. Grazie. Dai che tirami su, che mi piace tanto, poco, lo so. Sì, stai attento che è pesante. Tranquillo, grazie. C'è la kermes, su, scusa. Auguri, grazie. Fratelli,
È arrivato il vescovo, è arrivato il vescovo. Accidenti, diciamo. Ragazze, vi chiedo la cortesia di ritirarvi nella vostra cella. Ma certo, padre, sicuri. Presto. Fratelli, attenzione un attimo. Dunque, Sua Eccellenza si tratterà qui con noi per poi andare al convento delle Carmelitane Scalze. Mi raccomando, comportatevi normalmente, occupate quei posti e tutto andrà bene. Sì, veloce. Superiore, venga da questa parte a ricevere il vescovo. Su, venga. Pace e bene, fratelli. Eccellenza, è sempre un piacere avere la nostra ospite. Piacere mio, fra Gabriele, venire qui. È una gioia per lo spirito e per la gola. Vedo che fra Paolino anche quest'anno non si è risparmiato, vero? Vuole favorire? No, prima una preghiera. Laudato sii tu, o mio Signore, per tutte le tue creature, per fratello sole per mezzo del quale tu ci illumini e ci riscaldi, per sorella luna e le stelle che hai creato in cielo, chiare, preziose e belle, per sorella acqua, per nostra madre terra che ci sostiene e ci produce tanti frutti. Per questi santi e copiosi doni noi ringraziamo e laudiamo il nostro Padre eterno, Signore. Amen. Eccellenza, guardi, sì, cosa aveva in mano. Non so come mai avevo questo. Ma questo è un rossetto. Sì. Superiore, cosa ci fa un rossetto sulla vostra tavola? Scusi, superiore, cosa ci fa un rossetto sulla vostra tavola? Come mai? Ecco. Tavola? Mi sono ricordato. Non è rossetto, eccellenza, questo è burro di cacao. E sa, con il freddo le labbra si screpolano e allora uno se lo mette e così si sente meglio. Ma è rosso, scusi. È rosso. Allora? Perché è Capodanno, essendo festa, sai, il rosso porta fortuna e quindi uno lo mette e così gli porta bene e va bene anche alle labbra. Guardi, così, glielo mette così è a posto. Lo vuole provare, eccellenza? No. È sicuro? No. No, grazie, sono sicuro. Invece vorrei assaggiare un po' delle famose tartine di antipasto di fra Paolino. Senta, si tolga quel rossetto dalle labbra, perché il concetto così mi fa un po' impressione. Ha ragione, scusi. Non lo vuole provare un pochino? No! Tu adesso vieni con me! Non vi fate del male, non mi fate del male, sono padre di famiglia. E chi ti tocca? Non mi fate del male. Arrivo! Buonasera, fratelli, desiderate? Fratelli, sì. Buonasera. Fermi, in nome di Dio. Fratelli, chiudi. Un attimo, fratelli. Zitto. Fratelli. Andiamo. Fratelli. Superiore. Superiore. Chi è il capo qui? Chi è lei? Cosa vuole? Non fate i furbi, fratacchioni. Io vi do solo uno minuto e poi perdo veramente la pazienza. Questa eruzione è insopportabile. Come vi permettete? E soprattutto cosa volete? Senti, fratacchione. Fratacchione a me? Ma come Ma tu non devi parlare con questo tono, Enver, chiaro? Io te lo dico ancora una volta e per sempre, poi dopo non te lo ridico più. Voglio che vengano fuori le mie ragazze, subito! Le sue ragazze? Ma di che ragazze parla? Delle mie ragazze albanesi. Le sue? E le viene a cercare qui? Ma questo è un convento di frati francescani! Io la faccio arrestare, la faccio! Enver! Guarda che c'è qui. No, non lo conosco, cavaliere. Eccellenza, per esempio, al catechismo non l'ho mai visto, quindi non ho rapporti con... Io ti dico solo questo. Se non vengono fuori le ragazze, tu ti pentirai di essere nato. Enver! Le tue ragazze albanesi le abbiamo già portate all'ambasciata. A quest'ora hanno preso l'aereo e stanno andando in Albania. Scusi, eccellenza, glielo dovevo dire. Tu pensi così? Vieni qui, vieni. Lo vedi il coltello? Ma certo che lo vedo. Bene, allora io adesso cerco le ragazze. Se le trovo, io ti ammazzo. Se invece hai ragione tu e non le trovo, io ti ammazzo due volte. Ammazza che culo che c'ho. Dalenberg! Per favore, parliamo in italiano così capiamo tutti. Lascialo stare. Noi veniamo con te, ok? Hai fatto la cosa giusta, Zara. Brava. In macchina adesso.
Con voi facciamo i conti poi dopo. Salutami, no! Martino. Va bene. Grazie a tutti. Addio. Zitta. No, questo è troppo. Zitta, vi faccio pentire di essere venuto in questo convento a disturbarci. Signore, perdonami. Da questa parte, fratello. La sedia no, è antica, per favore! Se ne vada! Se ne vada! Mettiti questo! Tutto a posto, fratello! Niente, buon appetito! Scusa! Scusa! Fratello, andiamoci solo! Dio con noi! Fermi tutti, fermi! Oppure l'ammazzo, fermi! Andiamo ragazzi, forza, via, andiamo! E niente scherzi, eh! Oh, Ember, la polizia! Fermi tutti! Polizia! Finalmente sono arrivato. Missione in trasferta! Ottimo esempio di collaborazione tra la polizia italiana e albanese! Ember, vi tenevamo d'occhio! Sì. Portatelo via! Finalmente! Me la farò pagare! Ci dai nelle prigioni dell'Albania! Bravo, commissario! Si ricorda di me? E come no? Il clandestino italiano! Esatto! Se dovesse cambiare idea, il nostro campo profughi è sempre lì! La ringrazio, ma preferisco rimanere qui nel convento! Va bene! Comunque, complimenti a tutti! Siete stati molto coraggiosi! Grazie, avete rischiato la vita per noi! Ma insomma, la vita l'abbiamo fatto volentieri! Tutto sommato è anche nostro dovere! Viva l'Italia, viva l'Albania! Viva! Grazie! È mezzanotte! Mezzanotte! Auguri! Fai, sono qua, metti il crocifisso sul letto, alzami meno. Ah, scusa, sì. Ecco qua. Ma povero. Cos'è che ti è successo, eh? Che è successo? Non urlare, Giacomo. Scusa. Mamma mia, c'è un mal di testa che è terrificante. Ma non hai sentito niente? È arrivato Enver con tre uomini, quelli della sua banda, qui in convento. Allora chiama la polizia, no? Non serve, l'ho già chiamata, è arrivata, li hanno arrestati tutti. Ma c'è un'altra bella notizia. Ah, qual è? Zara con le sue amiche, adesso finalmente sono libere. Bene, sono contento per loro. Allora andiamo, dai. Dove vuoi andare? Dove vai? Le vado a salutare, almeno per educazione. Sei sicuro che le vuoi vedere? E perché non dovrei, già? Perché non ti ricordi l'innamoramento tuo, insomma, eri un po'... Ma quale innamoramento? Ma dai, Zara, il sale, via discorrendo, tutte le cose che sono successe. Ma cosa stai dicendo? Ti sta dando di volta il cervello. Aia. Fa male, eh? Fa male, sì. Ho preso forte la botta in testa. È arrivato proprio giù. Una cosa, una botta. Bene. Grazie, va. Tanti anni fa facevi dei miracoli grossi, invece adesso magari mi fai piccoli, ma sono sempre importanti. Grazie, signore, grazie. Ah, questa è la prova della verità. Cosa mi dici? No, niente. Giacomo, Martino. Uela. Ciao. No. Tutto bene? Sì. Cosa fate? Dove andate a quest'ora? Andiamo in una pensione. Il vescovo dice che non è più il caso di continuare questa convivenza. Anche perché adesso siamo fuori pericolo. Bene, io sono proprio contento, eh? Beh, è tutto merito vostro. Avete fatto un miracolo. Beh, insomma, un miracolo è troppo grosso, eh. Diciamo che abbiamo fatto del nostro meglio. Il Signore ci ha dato due mani e quindi quando possiamo almeno una mano cerchiamo di darla. Allora noi andiamo via e addio. Eh no, addio no. Arrivederci si dice, eh?
perché voi potete tornare a trovarci quando volete. Buona fortuna. Arrivederci. Ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao. Cos'hai da fissarmi così, scusa? No, volevo chiederti una cosa. Quando Zara ti ha dato il bacio, no? Hai sentito tutta una vampata di calore che ti bruciava dentro, il cuore che faceva palpitava? Ma cosa stai dicendo, Giacomo? Col cuore cosa? E chiedevo una domanda. Volevo sapere se... Tu non stai mica tanto bene. Chiamo un dottore. No, sono contento, sono contento. Sono contento perché sei guarito, Martino, sei guarito. Però era molto più bello quando c'erano le ragazze, ecco. Fra Enrico, cosa stai dicendo? Scusa. Ma dai, ma c'era più allegria. Sono andate via da meno di una settimana, a me sembra un secolo. Non lamentatevi, perché io ho sentore che prima di sera nel convento entrerà una bella, ma non una bella, una bellissima ragazza. Una ragazza? Perché, che giorno è oggi? Il 6 di gennaio oggi. Allora, 6 di gennaio arriva là? La cos'è? È là? È là? Cos'è? È là? Buona Epifania a tutti! Il primo che mi dice Befana si becca il carbone, in faccia però, Vi ho portato un po' di regalini. Grazie. Allora, vediamo un po'. Fra Gualberto, che è il più anziano, ecco qui. Un apparecchio acustico. Come? Un apparecchio acustico per sentire meglio. Grazie. Poi tocca a me adesso. No, non tocca a te. Tocca a Fra Luigi, dunque. Fra Luigi, il nostro amministratore, un bel programma d'amministrazione. E adesso tocca a me. No, non ancora. Momento, aspetta il tuo turno. Dunque, fra Enrico invece cosa? C'è una bella cassetta di Padre Pio. Sei contento? Io. E adesso tocca a Martino. Dopo, superiore. Dunque, superiore, c'è più niente. Non è vero. Per il superiore c'è la promessa mia e di Martino di non cacciarci più nei guai. Va bene? Il miglior regalo possibile. Magari fosse vero. Grazie, ho finito. È finito, fa niente. No, che c'ho anche una cosina per te. Lo sapevo, Giacomo. Guarda cosa ti ho portato. Un bel sigaro, Sei contento? Giacomo, io non ho mai fumato nella mia vita. Capito, dai, c'è sempre la prima volta, scusa. È bello però, è un bel regalo, no? Sì. Beh, ma i veri uomini lo tirano, Lo aspirano. Ci provo, Giacomo. Non aspirare che fa male, dammi retta. Ci provo, Giacomo. Il sapore è sufficiente del sigaro. Un tirino. Vabbè, un tirino. Io ti dico che aspirare fa male. Se tu dici che non fa male, ti fa niente. Vediamo. Come va? Ma forse te non fa male. Giacomo. Martino. Giacomo, mi gira tutto. Te l'ho detto di non aspirarlo, ma testa. Corto. C'ha le convulsioni, fratelli! Se Martino ha le convulsioni! Come va? Mamma mia, glielo ho detto di non aspirare il sigaro! Su, dai che ti passa! Ecco, sta poco bene, lo sapevo! Sono un povero frate. Apri. Non posso. Perché non puoi? E mia nipote mi ha detto di non aprire agli sconosciuti. Sono un frate del convento di San Bonaventura, protettore della zona. Aprimi. Una piccola offerta per i poveri. Non posso. Guardami. Sì. Guardami. Sì. Anche con l'altro occhio. Ecco, così. Brava, ora sei in mio potere. Aprimi! Dai qua! Brava! Nonna, apri, sono io! Quando ti sveglierai, dimenticherai tutto. Commissario, la invito a tenere presente
la santità del luogo che la ospita. Ne tengo conto, padre, ne tengo conto. Ma io devo fare il mio lavoro, senza perdere di vista la gravità del cos'è caso. Cos'è sta puzza? Puzza, brodo di capone. Per me l'ha cucinato anche con le piume. Altre vecchiette sono state derubate con lo stesso modus operandi. Cioè dopo non ricordavano nulla. Ma ora finalmente abbiamo delle testimoni. Era un frate, l'ho visto. Un frate che addormenta le sue vittime con l'ipnosi. E venite a cercarlo qua. Ma è inaudito. Non sospetterete di noi. Io sospetto di tutti, padre. Ma prego, mi lasci lavorare. Signorine, prego. Osservate tutti uno per uno, con attenzione. Prego. Visto Giacomo è come nei film? Sì, il confronto alla matriciana. Ma per favore, queste qua ci inguaiano, te lo dico io. Male non fare, paura non avere. Ecco, meglio una gallina oggi che un uovo domani. Cosa c'entra? È l'unico proverbio che mi ricordavo. È lui! Io? Sicura? No. È lui! Come io? Cosa? Chi t'avevo detto? Queste ci inguaiano. Signorina, si decida. Allora chiede due? Non lo so. Mi dispiace. Aveva il cappuccio in testa e l'ho solo intravisto. Cappuccio. Un cappuccio per il commissario, dai. Non so se ci ha fatto il brodo di Capone oggi. E vuole un po' di brodo, una tazzina. Ho detto cappuccio. Questo. Non fate gli spiritosi. Su, su! Allora? Non saprei proprio. Va bene, grazie, grazie. Prego, andiamo. Grazie, signore, grazie. Uno scherzo. Voi due comunque siete nella lista dei sospettati, chiaro? Pace e bene a tutti! Pax vobis! Pax! Pace e bene, fratelli! Sono io, sono a te, dai. Pace e bene! Pax! Sì? Chi è? Siamo i frati del convento! Per la questua! Sì! I frati? Sì! Avete anche la faccia tosta di presentarvi davanti alla porta? Vergognatevi! Andate via, sennò chiamo la polizia e vi faccio portare via! Grazie. Questa è generosissima, un'anziana nonnetta dal cuore d'oro. Vabbè, speriamo. C'è nessuno. Non far figure. Andiamo via. Hanno aperto ma non c'è nessuno. Non far figure, è piccola. Oh, signora, siamo i frati del convento. Sono Fra Martino, si ricorda di me? Cos'è che ci avevano in mano in questo palazzo? Il cuore, Giacomo. Il mattarello ci hanno in mano. Aia, aia. Cacicca, che mal di testa. Pensa che questa qui che ci ha riempito di legnate era una fedelissima. Ci riempiva sempre la sacchetta di offerte. Tutta colpa di quel dannato frate, guarda. E questa si chiama pubblicità negativa. Quel frate lì ci sta rovinando la piazza. Gli si bruciassero i sandali mentre cammina sto testa. È una catastrofe, Giacomo. Oh, lo sai che una vecchietta senza eredi e ricchissima aveva promesso che alla morte avrebbe lasciato tutto al nostro convento? Beh, è deceduta e si è scoperto che ha lasciato tutto quanto a un canile municipale. 1 milione di euro, Giacomo! Hai capito? Il canile si è preso 1 milione di euro. Guarda cosa ci siamo presi noi in testa. Mi fa ancora male. E in più la polizia sospetta. Non possiamo andare avanti così. Bisogna assolutamente fare qualcosa. E allora? Che? Hai detto a te, facciamo qualcosa. Ho capito, qualcosa cosa? Dico così su due piedi, che c'ho ancora l'emicrania. Ma dai, fammici pensare un attimo. Eh sì, ma non essere così nervoso, scusa, Fa che non sia così nervoso. Giacomo! Oh, ma guarda che belle! Che sane queste pere, una più grossa dell'altra. Ho capito che sono belle grosse, però Fra Enrico non è che pesi come la piuma. Non possiamo dare un'occhiata un po' rapida e poi venire giù? Fratelli. Ci metterò il tempo che ci vuole. Abbiamo visite.
Pace e bene, sorelle. Pace a voi. Pax, siete venute a farvi derubare direttamente a domicilio? Oh, no, vuole alludere a quel frate ladro. Lo abbiamo letto sui giornali, chiacchiere. Noi ci fidiamo di voi, specialmente di frate Enrico. Oh sì, noi ci fidiamo di lui, sa. Lo conosciamo da tanto tempo. Grazie, sorelle. Siamo venuti a lasciargli le chiavi di casa. Sì, le chiavi. Così ci annaffia il giardino come le sempre chiavi. Fatto. Avrò una cura particolare per la vostra Erika del Muretto. Infatti, ultimamente... Oh! Fra Enrico! Oh, Fra Enrico! Scusate, la scala, Giacomo. Oh! Ma povero Fra Enrico, ma che cosa è successo? Aia! Ho capito. È caduta la peramatura. Ecco, è la provvidenza che ci ha messo in mano queste chiavi. Meno male, meno male. Senti, il tuo piano non l'ho capito tanto bene. Sei sicuro che dobbiamo entrare qua dentro? E perché il truffatore dovrebbe venire a cercarci qui? Ho paura, ho paura. Abbi fiducia in me. È solo un sopralluogo. Dai, cosa vuoi che sia? Su, coraggio. Ecco, fatto. Apriamo bene. Sei deciso? Ecco. Dai, vai avanti prima tu, su, forza. È sempre, quando ti fa comodo vado dai, avanti su, io. Martino! Piano! Shh. Zitto! Stiamo indebitamente approfittando della fiducia di Donna Evelina. Indebitamente? Ma lo facciamo a fin di bene, fammi vedere. E che cosa stai cercando, Giacomo? Lascia fare. Devo trovare qualcosa di interessante, insomma, qualcosa che renda attuabile il nostro piano. Ma quale piano? Ora vedrai. Qui no, qui no, qui no. Ecco qua, me lo sento qua. Ah, eccole qua. Le cose delle signore. Guarda, guarda, guarda qui le parrucche. Ecco perché sono sempre così perfette, ordinate, bellissime. Cosa vuoi insomma, fare? Bellissime. Sei in arachia come loro. Ego t'absorbo. Parla Gabriele. Ecco, cosa c'è? Cosa dovete confessare? Niente. Cioè, siamo venuti qui per raccontarle di un'idea che ci abbiamo. Ecco, praticamente per cercare di scovare questo lesto fante che ci infanga e che ci fa prendere tante di quelle mazzate. Voi? Noi, sì. Per la verità più lui che io, padre. Vabbè, quale sarebbe questa idea? Dunque, la casa di Donna Evelina è il posto giusto per organizzare il trappolone. Sì. Il lestofante, lei lo sa, è nelle case che raggira le sue vittime. Sì. Noi ci nasconderemo lì e così porremmo fine a questa storia del frate canaglia. Lo facciamo non solo per il nome, ma anche per le casse del convento. Ecco, intanto che la gamba di padre Enrico guarisce... Perché cosa è successo? Sta male? No, niente, che non sta mai fermo sulla scala. Scusate, ma c'è qualcosa che mi sfugge. Dunque, se si ricorda al Cineforum, abbiamo proiettato il film A qualcuno piace caldo. L'ho visto. Ho visto anche tu, sì. Ecco, allora ha già capito dove vogliamo andare a parlare. Sì, sì. Cosa ti sei fatto? Brucia. Sta più attento, no? Allora, Martino, hai capito bene perché ci siamo vestiti da donne? Giacomo, mi offendi. Sono nato in convento, ma non sono mica stupido. Ci siamo vestiti come due gran belle donne, ricchissime. Diciamo ricchissime e basta, va. Ecco, perché? Sì. Perché così diamo nell'occhio al truffatore che vede che siamo ricche e tracchete. Il tuo piano, Bravo, dobbiamo far capire che siamo ricche. Scialacquiamo. Oh, guarda, un bel fisarmonicista molto bravo. Permette, le voglio dare una mancetta. 50 euro, tenga. 50 euro. 50 euro di mancia? Sono un po' tanti, Giacomo. Oh, no, lascia fare. Caldarroste. Ti piacciono? Ce l'abbiamo anche col caldarrostaio. Buon uomo, come va? Quanto vengono le caldarroste, 5 euro. 5 euro? Non esagerare come prima. Scialacqui un 20 e siamo a posto. Sì. Tenga, buon uomo, 500 euro. Il resto mancia. Tenga pure.
borghi ricercatissimi della Valdossola. Quando si è ricchi, si è ricchi. 1300 euro. Oggi abbiamo appena comprato una casa e due automobili. Una bella bottiglia di limoncello. Adesso la prendiamo. Guardi, guardi cosa c'è qui. Zafferano del Guadalquivir. Guardi, non le dico neanche il prezzo, cara collega. Signora, ottima scelta. Anche un mignon di limoncello. Una damigiana di limoncello, eh? Sì, grazie. Andiamo alla cassa. Grazie, grazie signore, grazie. Signor. Dobbiamo spendere. Beate voi. Ciao. Ma quanto abbiamo speso? 15.000 euro. Oh, Sant'Ermenegildo, amministratore di tutti i santi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signore. Buongiorno. Due caffè. A me, corretto al latte. 1,60 euro. Tenga. Ecco, grazie. Arrivederci. Signora. Dici a te. Il resto? No, il resto mancia, si figuri. Ah. 48,40 di mancia? Grazie, signora. Tante grazie. Due caffè. Da ricche. Uno grazie. Corretto al latte. Non girarti, c'è quel signore là seduto. T'ho detto di non guardare e lui guarda. E ho capito, la curiosità è femmina. Oh, bella femmina. Certo, siamo proprio due baldracche. Giacomo! Andiamo. Andiamo. Grazie, signore. Grazie a lei. Grazie a lei. Ancora grazie. E arrivederci. So, 45 euro di mancia gli hai dato. Ho capito, se dobbiamo farci notare, facciamoci notare. Ah, facciamoci notare. Quel tipo adesso ci segue. Questo succede a guardare le persone. Te l'ho detto, non guardarlo. Sì, e tu l'hai guardato. Adesso comunque andiamo perché abbiamo una missione da compiere. Non possiamo mica far cercare i playboy. Ah! Il tacco, porca io. Sono cose che capitano. Lo so, capitano sì, alle donne, non agli uomini. Quelle un po' cicciottelle, sì. Ah, perché adesso signore, sono anche grassa, ma dai. Signore. Sei permalosa. Se permettono mi presento. Dottor Cucchiara. Molto piacere. Ettore per gli amici. Sono consulente finanziario e mi è parso di sentire che avete una buona disponibilità economica. Ma insomma, siamo belle copertine. Molto ricche, sì. Molto ricche. Bene. Possiamo parlarne con calma. Il gruppo che rappresento dà interessi molto, molto alti. È molto interessante, ma dobbiamo andare perché sennò... Questo è il mio biglietto da visita. Ah, pure. Attenta a non sporcarsi perché è fresco di stampa. Ecco. Già, mi è rimasto appiccicato i guanti. Oh, mi spiace. È un po' anziana. Mi spiace, sì. Ho sporcato i guanti. Vabbè, mi spiace. Come posso fare per farmi perdonare? In lavanderia, magari... No, vengo a prendere un tè da voi. È molto gentile, ma noi abbiamo fretta, sennò il calzolaio mi chiude, scusi. No, ma vi accompagno io, la macchina qui, guardi. Davvero? Qui, sì, prego. Non voglio averlo più. No, ma è un piacere. Grazie. Ecco, noi siamo arrivati. Accosti qui a destra, grazie. Grazie. Ma non si doveva disturbare. Per me è stato un vero piacere. Abbiamo capito, però adesso vada. Raramente ho incontrato signore amabili come loro due. Vada, dottor Cucchiara. Sì, ma non prima di averle salutate come merita. E non prima di aver ricevuto da loro una promessa amichevole. Ma chi sono quelle due? Molto gentile. Beh, adesso che so dove abitate, posso venirvi a trovare. Magari più avanti, perché in questo periodo siamo molto occupate. Grazie, vada. Carabetta, arrivederci. Arrivederci. Arrivederla, donna Evelina. Siamo molto occupate in questo periodo. Capito, gliel'ho già detto io, dai. Siamo molto occupate in questo periodo. Che appiccicoso. Posso venire domani, se volete. Dalle. Che tristezza, guarda. Un frate integerrimo come me, cresciuto in convento, mai un peccato nella sua vita, tranne qualche porca cicca, vabbè. L'ho detto, vabbè. E sta qui a mangiare, vestito da donna, a lume di candela. E con la parrucca in testa, anche questo che non capisco. Togliamole ste parrucche almeno mentre mangiamo. Ma allora non capisci, Martino, ma... Se stiamo pronti già con le parrucche, ben vestiti così, metti che quello lì arriva e a bocca, finalmente ci mettiamo le mani addosso, lo becchiamo. A bocca, mi fai ridere, sai da quanto tempo deve abboccare quello lì? Va, fammi un tisanino piuttosto. Secondo te adesso io mi alzo, vado in cucina a farti il tisanino. Beh, io sono Fra Giacomo, tu Fra Martino. Non ti dimenticare, qui i ruoli non c'entrano, va bene? Beh, nella realtà, ma nella finzione io sono donna Evelina e tu sei la mia sei la mia dama di compagnia, quindi ti alzi e mi fai il tisanino come dama di compagnia. Va bene, la tisanina te la fai da sola, perché adesso la dama di compagnia, cara baronessa, va a cambiare l'acqua al canarino, vuoi pissà, scusi.
Non c'è più la servitù di una volta. Una donna che fa la pipì in piedi. Chiamare la polizia. Voglio proprio vedere cosa raccontano la polizia quelle due. Avvocato, avvocato. Avvocato. Sì, ma vai però, guarda capito, qua. Giacomo! Eh? La parrucca! Signora, la sua parrucca. Ecco. Guardo. Guarda. Chi è? È lui? È quel pirla del commissario. Giacomo, queste parolacce. Mi è scappato commissario. Vabbè, io apro, dai, in qualche modo poi faremo. Lui apre, apre. Salve. Buongiorno. 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 Scusate, ma ci hanno telefonato. Dovreste dirmi a che titolo vi trovate in questa casa che mi si dice dovrebbe essere disabitata. A che titolo? La proprietaria della casa, donna Evelina, ci ha chiesto in sua assenza di dare un'occhiata, insomma, di tenerla un po' sotto controllo. Essendo lei andata a passare le acque alle terme, noi siamo venuti appunto qui per fare il nostro dovere. Capisce? Posso entrare? Prego, prego commissario, si accomodi. E adesso? Adesso non so, vedremo. Avanti. Avanti commissario, venga. Grazie signorina. Perché mi guarda così, scusi? Ma ci siamo già visti? No, lo escludo categoricamente, anche se apprezzo questa vecchia volpata del ci siamo già visti per cercare di attaccare bottone con una signora. Beh, anche una bella signora. Grazie. Oh, sì, l'han presa come modella quando hanno fatto la Gioconda. Che cieco, capisci che è cieco? E tu sei slovacca e pure un po' gelosa, per favore. Commissario, l'ho chiamato urgente. Il dovere la chiama, commissario. Arrivederci. Arrivederci. Che fare? Lasciate. Arrivederci. Lasciate. Ma va. Martino, hai dell'ammoniaca? Che cosa cacchio ha mangiato quello là? Aprite, lo so che ci siete. E il frate? Ma quale frate? È quel rompibane del consulente finanziario. Ecco, te l'avevo detto. E adesso? Donna Evelina, adesso... aprite, facciamo sono io. Che non siamo a casa. Chiaro. Non siamo in casa! Brava, brava, brava. Ecco, adesso mi tocca aprire, mi tocca. Salve. Salve. Passavo di qua e ora ho pensato, posso entrare? Oh, è già entrato. Appunto. Ma che bella casa! Grazie. Brave, brave, proprio una bella casa. Beh. Ma è vostra o in affitto? Insomma, nostra, sì, è dalla signora, sì. Io sono la dama di compagnia. La dama? Bella. Anche se a vedermi uno può pensare che io sono... Invece lei è la dama. Sì. E io sono la signora. C'è il telefono, scusi. Appunto, il telefono allora vai a rispondere. Visto che sei dama di compagnia, vai a rispondere. Mi scusi. Ecco. Grazie.
Ho una proposta molto interessante, ben adatta a lei. Pronto? Betta, sei tu? Chi parla, scusi? Sono Lorenzo, nipote di zia Evelina. Posso parlare con mia zia? Sono la maggiordoma. Betta, sei tu? Dai, non scherzare. Sì, sì, sono io, Coso. Come si chiama questo qua? Sono io, Lorenzo. Sì, sono io. Posso parlare con mia zia? Volentieri, ma purtroppo no, è occupata, adesso non c'è. Sono obbligazioni molto interessanti, indicizzate niente poco di meno che sulla borsa di Francoforte. Sì, Francoforte? Sono molto vantaggiose e non c'è alcun rischio. Bene, bene. Mi guardi negli occhi, signora, mi guardi negli occhi. Sì. Che cosa vede nei miei occhi? E sono due begli occhi. L'onestà. Due occhi onesti molto. Perché io sono onesto. Io sono onesto. Onesto, sì. Sì, io sono onesto. Ora sei in mio potere. Dammi i soldi che ci sono in casa. Te l'ordino! Dove sei, Lorenzo? Sono all'aeroporto, sono appena tornato dall'Africa. Avete ricevuto la mia cartolina? Ah, sì, sì, grazie. È stato troppo gentile. Bellissima, grazie. Questo panorama, il mare con i cavalloni che si infrangevano. Grazie ancora, sì. Ma veramente era la savana con le zebre? Ah, mi sono sbagliato. Forse era la pozzanghera dove si abbeveravano. Gli zebroni, non i cavalloni. Vabbè, anche tu stai lì a guardare il pelo, dai. Giuseppe, Lorenzo, sì. La lascia sempre in giro la chiave. Eccoci. Eccoci qua. Qua. Opla. Lorenzo, la zia è sempre occupata, te l'ho detto. Te la saluto io. Sì, 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 vengo, signor. Sì, tra l'altro mi sta chiamando, devo andare. Ciao, ciao, ciao. Donna Evelina, donna Evelina. Quando ti sveglierai, dottore, dimenticherai tutto. Dottore, tutto. Donna Evelina, dove siete? Aiaia. Donna Evelina. Aiaia. Dove eravate finiti? Perché stavo qua. Ho un impegno improvviso. Devo andare. L'uscita la trovo da solo, eh? Due, tre e quattro, va? Questo qua, oltre che essere rompiballe, è anche maleducato. Fra Martina! È andato, va. Meno male che è andato. Ma Martino... Martino, sveglia, cos'è successo? Che? Chi sei? Ma sono io, Fra Giacomo. Come stai? Cosa c'hai? C'avevo un gran male dall'orecchio al dente. E allora? Ho preso un analgesico. Uno. Sei sempre sempre un po' rintronato, insomma. Uno solo l'hai preso. Quanti l'hai preso? 4, 5, 6 analgesici mi va a prendere. È andato? È andato, sì, è andato. Anche questo è andato, su. Sveglia, sveglia! Signorina? Sì? Signorina? Chi è? Sono io, il commissario. Ah, il pirla. Venga, venga pure, commissario, si accomodi. Il cancello è aperto. Bravo. Chiudo? Non si preoccupi, eh. È soltanto una visita di cortesia. Ah, meno male. Per lei. Non si doveva disturbare, commissario. Ma quale commissario? Alvaro, la prego. E lei? Com'è il suo nome, signorina? Fraternamente, già che siamo qui, sì? Le dico come mi chiamano. Betta, mi chiamano tutti Betta. Betta? Betta, ma pensi? Ma un nome incantevole. Grazie.
Vabbè, accomodiamoci. Grazie. No, scusi, prima lei. Prima lei. Pizza. Di qua? Di là. Betta, eh? Che ne direbbe di un invito a cena? Commissario, freni, freni, lei corre un po' troppo. Lei lo sa che io qui sono una dama di compagnia. Se esco e vengo fuori a cena con lei, che compagnia faccio? Che dama sono, su, dai. Compagnia alla vecchia babbiona, eh? Se la sente poi si arrabbia, Dov'è? È andata a riposare perché ha fatto un antidolorifico e allora sa, si sente un po' così. Allora, siamo soli? Commissario, non siamo proprio soli, c'è anche il canarino di là. E poi abbia pazienza, si è fatto tardi, lei deve andare, c'è un sacco di indagini, vada, vada. L'invito a cena? L'invito a cena? Vabbè, domani alle 6:30 passi a prendermi e vengo a cena con lei. Lei lo sa, le donne della nostra età vanno a cena un po' presto. Ma non si butti giù, andiamo, Betta, lei è giovane ed è ancora piuttosto attraente. Sì. E ho anche delle altre sorprese che vedrà a suo tempo. Commissario, vada, su forza, vada, 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 vada. Passerò a prenderla, sarò puntualissimo, Betta. Ma cosa fai? Ti metti a lavorare a maglia? Entro nel personaggio. Tra l'altro, vado pianino, ma per Natale, se tutto va bene, ti faccio un bel copribifora. Ma pensa al tuo naso, non al mio, dai. Potevi cucinare qualcosa che invece c'ho fame. Su. Non sono il frate cuoco io. Vabbè. Sì. Han suonato. Chi è? Chi vuoi che sia? Sarà quel beccaccione del commissario, quello lì che mi fa la corte. Ma dimmi te se uno a 40 anni deve prendere i voti per poi farsi fare la corte da un poliziotto, ma dai. Dai, stai un po' al gioco, no? È così un bel uomo. Per favore, Fra Martino. Chi è? Oh, è lui! È lui! Chi è? Il commissario, tuo fidanzato? Io. Ma quale commissario? È il frate, avvocato, avvocato! Il frate? Sì. Ho santo cielo che paura! Ho santo cielo che paura, paura, paura! Paura! Martino, l'importante è che non lo guardi negli occhi. È già, è vero, anche tu. Non guardarlo mai negli occhi, quello lì, eh? Ma che sono scemo, Non lo guardo, no. Sì, per favore, io apro. Non parlare. Sto zitta. Brava. Guarda. Sì, eh? Chi è? Buongiorno, fratello. Si accomodi, prego, prego, venga. Scusate, ma voi due chi siete? Come chi siamo noi due? Siamo... Chi è lei, scusi? Abbia pazienza. Io sono il nipote della signora Evelina. Mia zia. Dov'è mia zia Evelina? Zia Evelina! Zitta! Zia Evelina! Fratello, è partita. Purtroppo se n'è andata. Perché non mi guarda in faccia quando le parlo? Mi guarda o non mi guarda, allora? C'è il sole contro gli occhi, dà fastidio. Zia Evelina! Zia Evelina! Adesso chiamo la polizia. Adesso chiamo la polizia. Scusi un attimo, eh. Sì. Vada la polizia, lui. Dovremmo chiamarla noi, la polizia. Questo qui, oltre che furbo, è anche bugiardo. Ieri ho parlato io col nipote di donna Evelina. Pensa che stava a Fiumicino all'aeroporto, era appena tornato da un viaggio in Africa. Ma allora non è lui. Mi sente? Tieni questo. Giacomo lo ammazzi così. È troppo? Prendi una cosa più leggera. Hai ragione. Scusa, ma il commissario Poli. No, quella lì no, ha troppo valore. Ha troppo valore. Questo. Basta. Pronto! Pronto! Colpito, affondato! Colpito e ammazzato, invece. No, speriamo di no, Speriamo di no, aspetta. Vediamo se è vivo, vediamo un po'. Poverino. Aspetta. È vivo, meno male, meno Ringraziamo male. Ringraziamo il Signore, mi sono spaventato. Ma figurati, lascia stare, l'ho fatto con piacere, dovevo farlo. Giacomo, quando dico ringraziamo il Signore, non sei tu. È il Padre Eterno, è il nostro principale. Mi sono sbagliato, chiedo scusa. Ha suonato. Chi è? Ma cosa ne so, se sono qui con te, ma come faccio a sapere chi c'è dall'altra parte? Sono mica frate indovino, scusa, Poverino, non gli vanno più bene neanche i calendari con tutte ste subrettine che ci sono adesso. Oh, commissario! Buonasera. Buonasera. È incantevole.
Grazie. Puntuale. Alle 6:30 spaccate e il ristorante ci aspetta. Guardi, lei, commissario, capita proprio a fagiolo. Ho preparato una bella sorpresina per lei, venga. Per Alvaro? Sì, per Alvaro Recoba. Eccolo qua, lui voleva fregare noi e invece noi abbiamo fregato lui. Così impara questo truffatore, che voleva fregare le vecchiette. Ma ora, grazie al commissario e alla vostra simpatia... Cosa c'entra? Ma per favore, Beh, però il commissario è utile, grazie commissario. Ma grazie a voi, il suo intervento, Betta, è stato provvidenziale. No, anche suo. Ma Betta di più, perché c'è più sintonia tra di voi. Ma lascia stare, ma piantala lì con sta storia, 50-50. Ci avete tolto le castagne dal fuoco, grazie. Ecco, commissario, ecco, lei però mi tolga le mani di dosso. Grazie. Che cosa significa? Toglietemele. Significa che sei in arresto. In arresto? Sì. Perché? E lei chi è? Commissario Barra, polizia. Alvaro. Cosa c'entra il nome proprio? Per favore, per favore. La tua carriera di truffatore è finita. Sì. Ma quale truffatore? Sono un missionario. Missionario. Pronto, ma cosa fa? Chiami a proposito, mandami subito una macchina via dei Villini 19. Ho beccato il truffatore. Basta con questa farsa! Con questa stupida storia del truffatore! Ma cosa fai? Ma tiri giù le mani! Ma scusa, ma quando ho paura mi devo attaccare a qualcosa io! Ma proprio qua ti devi attaccare, attaccati dall'altra parte! Le manette, ho detto! Voglio che mi tolga le manette, commissario! L'ha capito o no? Grazie. Prego. Grazie, prego, prego, commissario, prego! Dei rumori. Chi è? Ma cosa ne so io? Come faccio a sapere chi è di là se sono qua con te? Aiuto. Con l'energumeno. Aiuto! 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 I ladri! I ladri! Calma, calma, vi posso spiegare tutto. Le chiavi di casa ce le date fra Enrico il giardiniere. Lui era indisposto, non poteva venire a bagnare le piante e quindi siamo venute noi. E tra l'altro noi siamo le beghine del convento e fra Enrico si fida di noi ciecamente. Oddio, i miei vasi etruschi. Oh, signore, ma questo è mio nipote. Lorenzo! Zia Evelina. Io chiamo la polizia. No, calma, calma. Io sono la polizia. Alvaro. Voi chi siete? Come chi siamo? Io sono la padrona, donna Evelina. Carissima donna Evelina, adesso lei si deve solo calmare. Si calmi. Donna Evelina, hanno svaligiato la cassaforte. Donna Evelina, hanno svaligiato la cassaforte. Oh, mio Dio. Ma come è possibile? Signora, stia calma. È strano. Tra l'altro, il fratacchione non ha manco avuto tempo, a meno che sia Mandrake. Non c'è più niente, hanno portato via tutto, tutto. Cosa? Sì. Oddio, mi sento male. Muoio. Piano. Muoio. Muoio. Meno male che il vaso etrusco si è già scassato prima. Sai cosa ti dico? L'unico che può essere stato è il consulente finanziario, perché è rimasto da solo con te. Non mi ricordo più niente io. Ti credo, eri ipnotizzato. Testa, ti ho detto di non guardarlo negli occhi. Ma non l'ho guardato io, sarà lui che ha guardato me, no? E tu cosa hai fatto? Ma se uno mi guarda negli occhi, per compiacenza ed educazione lo guardo. Per favore, per favore. Sono state queste due disgraziate a svaligiare la mia cassaforte. Avevano le parrucche. Noi avevamo le parrucche, E ma voi? Per favore, per favore. Ma si permette di... Cosa fa? Tenga giù le mani! Va! Va che cosa? Va dove sono andate a finire le mutande col sospensorio di Frago Alberto! Se ti vede! Betta! Sono io, Betta! Tu non sei Betta? Betta, io sono Betto. Alvaro, per favore, che non è giornata, Come sei nervoso col tuo Alvi. Cosa dici il mio Alvi? Che cosa? Fra Martino, per favore, Pituciu, che cosa? Che cosa? E non spostare sto naso che mi fai del male, per favore, guarda di là. Signor commissario, ma noi non siamo due ladri, siamo due frati. Questa è bella! Commissario, li perquisisca! Cosa aspetta? Ma perquisire che cosa? Che tanto il maltolto se l'ha portato via il consulente finanziario, su! Noi volevamo catturare quel frate truffatore, capito? È per questo che ci siamo messi in questi vestiti, per fare da esca! Solo che lui è stato più furbo di noi, ecco. Insomma, commissario, noi siamo due frati veri. Ma poi non si ricorda. Ci siamo anche visti quando lei ha fatto il confronto alla matriciana, alla americana. Sì, mi ricordo. Dovevo arrestarvi in quell'occasione. Lo sapevo che eravate voi. Cardillo, portali via. Sì, dottor Barra.
Commissario, commissario, scusi, non è che possiamo andare in giro vestiti così, da donne, ci faccia almeno cambiare. Commissario, su, Alvaro, Alvi, almeno in nome di quello che c'è stato tra di voi. Fra Martino, per favore. Allora? Ci sono due sai nell'altra stanza, li mettiamo in un secondo. Va bene, permesso accordato. Ah, grazie. Un po' ti vuole ancora bene. Per favore, per favore. Ah! Alvaro, per cortesia, mentre ci stiamo cambiando, non guardi dal buco della serratura. Grazie. Via! Di là c'è una porta che dà sul giardino. Non capisco. Via, via, via. Ecco, allora. Secondo te, da che parte dobbiamo andare? Di qua oppure di là? Io andrei di qua. Ecco, bravo, bravo. A posto. Andiamo di là, vai. Per discolparci, dobbiamo trovare sto consulente finanziario col malloppo, come faceva Harrison Ford il fuggitivo. Solo che io non sono Harrison Ford. Figuriamoci te poi con quella faccia lì. Martino, ma che faccia c'hai? Martino? Porca miseria, il consulente finanziario! Martino, non guardarlo. Martino, non guardarlo. L'ha già guardato. Questo qui c'ha un fluido magnetico che dal manifesto è riuscito a ipnotizzarlo. Martino, sveglia! Martino, sveglia! Martino, sveglia! Cosa c'è? Sveglia! È ora di mangiare la pappa? Ma quale pappa? Dobbiamo andare a teatro. Questa sera alle 5:30 c'è uno spettacolo che non dobbiamo perdere. Quando ti sveglierai, non ricorderai più nulla. Il pubblico vuole salire al mio cospetto per un nuovo esperimento. Vediamo noi, mago! Ma cosa alzi la mano cosa? Ma scusa, le indagini vanno fatte sul luogo senatore, dai. Su che cosa, senatore? Deputato, volevo dire, scusa. Ma guarda che io di quel Mefisto lì non mi fido mica tanto, sai. Ma fidati di me, testa! Ah, mi fido di te, c'ho ancora un bel ricordino qua. Chiamiamo la polizia. Sì, poi così ritorno Alvaro, per favore. Ma se vi piacevate così tanto. Dai, dai, dai. E vada per i frati. Zaira, vai salire i santi padri. Sì, maestro. Grazie, mi fido. Andiamo. Se tocca a noi, tocca a noi. Scusa, Ecco. Certo, signorina, che se lei si coprisse un po' di più ne guadagnerebbe anche in salute. Io piaccio così. Dimmi chi c'è, gradino. Reverendi padri, è chiaro che voi vi assumete ogni responsabilità per quanto succederà su questo palcoscenico. Certo, dico, noi ci assumiamo le nostre responsabilità, dico, però lei mago si assuma le sue. Poi se fosse possibile andare un po' rapidi, perché a quest'ora dovremmo già essere in convento. Bravo Giacomo, che c'è il rosario. Allora mi sia concesso di dirvi... A me gli occhi! A me gli occhi! Fai testine, ti copri gli occhietti con le manine, dai, fidati di me. Sì, io dovrei fidarmi di te, figurati. Ma non vedi che sta sentendo il mio fluido magnetico? Si copre gli occhi con la mano, dai, forza! Puoi spiegarmi chi sei tu veramente? Adesso sono un ipnotizzatore, quello che ero prima non importa. Togli sta mano dagli occhi, dai, su! Va bene. Signorina, però, se lei non si copre, la bronchite la invita a nozze. Per favore, lascia stare la faraona, su, guarda! Bravo, figliolo, così mi piace! Vuoi dirmi qualcosa? Ne hai facoltà. Vorrei salutare la mia mamma, e che non l'ho mai conosciuta però. Grazie. Bravo. Grazie a questo splendido pubblico, grazie. A me gli occhi, vecchio marpione di un Mefisto. Stoppalo! Figlia, figlia! Maestro! Ciao!
Giacomo, come sta andando con... Oh mio buon Gesù! Piano, lo svegli! Oh mio buon Gesù! Come? Ma hai detto te di parlare? Ah, sì! Mefisto, sei forse tu che ti travesti da frate per truffare le vecchiette? Sì, sono io. E ti travesti soltanto da frate? Parla! Come fa a risponderti? È sotto i plosi da me. Ma dai, vabbè, scusami. Dai, sono... Mefisto, ti travesti solo da frate? No, non solo da frate, anche in molti altri modi. Oggi forse eri vestito da consulente finanziario? E cosa hai combinato? Lo vogliono sapere tutti. Sì. Ho vuotato la cassaforte di donna Evelina. E il malloppo? Dove lo hai nascosto? Di là, nel mio camerino. E che bravi, grazie. Grazie. Un bel applauso. Bravi. Grazie. Mefisto? Grazie. Grazie. Vieni, Mefisto, vieni, seguimi. Martino, visto che è bravo, dormiamo nella stessa cella. È un mio carissimo amico. Stavo parlando di te. Avevi gli occhi. Guardami, guardami sempre così. Commissario, Mefisto nelle vostre mani. Mi raccomando, dico, state bene attenti perché questo qui sguscia via come l'anguilla, eh? Portalo via. Fatto. Esca anche lei. In modo e modo, con calma esco. Mi lasci solo con lui. Esca! Se volete restare soli... No, 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 che restare soli? Io vorrei uscire assieme a Fra Martino, se è possibile. No! No. Bene, così va bene. Cosa fai? Cosa fai? Ti sistemo un attimino. Ma chi è? Stai tranquillo, eh? Giacomo, l'importante è alla fine che l'amore deve trionfare. Ma per favore, Martino! Dica pure. Anch'io qualche volta mi sono travestito, sa? Per lavoro. È proprio vero che l'abito non fa il monaco. Senta, commissario, se mi deve dire qualcosa, bene, se no io vado, raggiungo Fra Martino e... Abbiamo sempre quella cena, no? Qui ci sono i miei telefoni. Casa, ufficio, cellulare. Ma quali telefoni, casa, ufficio, cellulare? Scusi, non sono mica una donna. Ma che è? Fuori di melone, commissario. Non è un problema. Si può fare. Ah, si può fare, eh? Alt! Ha begli occhi, commissario. Guardi bene questi occhi, guardi. Guardi qui così. A me piacciono le donne. A me piacciono le donne. Ripeta. A me piacciono le nonne. Le donne. A me piacciono le donne. Ma che gusti c'ha questo sordo? Ripeta. A me piacciono le donne. Donne. A me piacciono le donne. Bravo! A me piacciono le donne. A me piacciono le donne. Testa. A me piacciono le donne. A me piacciono le donne. A me piacciono le donne. E così non conosci il grande Ezius. Peggio per te, tutti conoscevano Ezius. Ezius. Dai, ipnotizzatore, illusionista, veggente, e prestidigitatore. Ezius, c'est moi, sono io. Anzi, ero io, perché ormai non esercito più da anni, anni, anni. Da molto tempo prima che prendessi i voti. Non ci credi? Senti, non è che non ci credo, Giacomo. Il problema è che da quando ti conosco mi hai raccontato un sacco di storie che si sono intrecciate tra di loro. Io non riesco più a capire, c'ho confusione, basta. Mi sai dire qual è il frate che sta sempre nelle zone alluvionate? Chi è? Frana. Ah, ma tu lo sai il frate che scrive i proverbi, come si chiama? No. Fra moglie e marito non metterci il dito. Sono frastornato. Alza i fiumi, signore. Alzano i fiumi la voce, alzano i fiumi il loro fragore.
alzano i fiumi il loro fragore.